abbastanza breve, che si trova in un film, uno strano film, un cortometraggio, La Ricotta, un'opera leggendaria. E nel bellissimo episodio di Pasolini, Pasolini elegge a suo alter ego Orson Welles, per me, Dio in terra, insomma, veramente forse il più grande regista mai esistito. Ed eccolo dunque, Orson Welles, fare il regista, che poi sarebbe Pasolini, sul set della Ricotta. Nello stesso film c'è questa poesia leggendaria, una poesia leggendaria perché funziona da manifesto, è un po' il nucleo del meccanismo, secondo me, proprio conoscitivo pasoliniano, che spesso provocatoriamente procede per ribaltamenti, per rovesciamenti. Quindi infatti lui dice: la tradizione, per essere custodita, va affidata ai rivoluzionari. In una intervista di poco successiva scriverà: bisogna strappare ai tradizionalisti il monopolio della tradizione. Solo la rivoluzione può salvare la tradizione. E questa poesia appunto risponde a chi considerava Pasolini come un modernista. Lui dice tutto il contrario. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. E qui naturalmente pensiamo alle prime poesie in friulano. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. È impressionante pensare che questo autore, che è stato certamente il più cosmopolita degli scrittori e dei registi italiani, uno che va a New York, scopre lo Yemen, e si avventura in India, propone l'Africa come scenario del futuro, sia però così radicato. Io sono molto affezionato a questo passo. Giro per la Tuscolana come un pazzo, due vie di Roma, o per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla ciociaria, sul mondo, ecco. Io abitando a Roma, essendo di padre ciociaro, so bene che dire a qualcuno ciociaro è l'ultimo degli insulti, poi non c'è più altro, insomma. E invece lui rivendica quest'amore per un'Italia umile, povera, vera, l'Italia perenne, lui la chiama. E qui c'è una specie di ossessione per la sepoltura. Io sono sepolto, mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, questo è il riferimento al Macbeth shakespeariano. Io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno, a cercare i fratelli che non sono più. Più moderno di ogni moderno in quanto forza del passato. Ecco, io qui credo ci sia veramente tutto Pasolini.